Ciao a tutti! Ciao Miriam, prima di farti iniziare devo dire a tutti che Miriam fa dei corsi bellissimi. Io ho fatto con lei un percorso sull'organizzazione della dispensa e della pianificazione dei pasti. Appena riesco faccio anche quello sulla fermentazione dei cibi. Insomma, se volete imparare a organizzare meglio, mangiare meglio e stare meglio, la persona da Grazie. comandare è lei. Ti lascio subito la Grazie. parola. E dopodiché ci vediamo per il buon appetito. Perfetto, grazie mille. Ciao a tutti, oggi appunto vi parlerò della pausa pranzo, magari vi farò venire anche un po' fame, ma tanto appunto siamo addirittura d'arrivo con la fine della mattinata. E partirò da tre parole chiave, che sono disciplina, confini e abitudini. Disciplina perché? Allora, ammettiamolo, lo facciamo tutti, avete capito, penso, di cosa sto parlando. Non lo so, comunque parlo di quando mangiamo davanti al computer. Io non sono qui per fare i predicozzi perché sono la prima che ha fatto un sacco di pause pranzo con la romantica luce blu dello schermo del mio computer o mentre controllavo le mail o mentre facevo riunioni mettendo la telecamera oscurata. Quindi non sono certamente nella posizione di giudicare chi lo fa, però voglio solo provare a dare qualche consiglio per imparare magari a prendersi delle vere pause. E in questo mi collego anche molto con alcuni degli speech che ci sono stati stamattina. E voglio anche provare a convincervi che facendo delle pause vere diventiamo più efficienti, più produttivi, oltre a stare meglio fisicamente e mentalmente. Io sono una food mentor, quindi per lavoro aiuto le persone a mangiare meglio e a cucinare senza stress. E diciamo che arrivo dove il nutrizionista o la nutrizionista non arrivano. Infatti non ho questo tipo di competenza. Mi occupo dell'organizzazione dei pasti, del menu settimanale, degli spazi della cucina, perché sono convinta che l'organizzazione sia uno strumento utilissimo per migliorare la nostra qualità della vita. Parlo di disciplina come prima parola chiave perché purtroppo, per come sono fatta io, diciamo che se devo scegliere tra piacere e dovere, purtroppo tendo sempre a scegliere il dovere. E quindi credo che sia importante provare a darci una disciplina delle pause. Quindi, così come siamo tutti super disciplinati nel lavoro, la disciplina delle pause ci obbliga in qualche modo a ricaricarci davvero e a lavorare con maggior slancio e maggiore energia. Ecco perché ho scelto disciplina come prima parola. Perché dobbiamo fare pause? Beh, perché questo lo dice la scienza, e ogni tanto ascoltiamola perché è importante. Le pause ci permettono di lavorare meglio, di ricaricare proprio le nostre batterie fisiche e mentali e quindi diventiamo, non solo, stiamo meglio fisicamente perché non muoriamo di fame, letteralmente, ma diventiamo più produttivi, più produttive e più creative e creativi. Quindi, se usiamo poi la pausa per fare un pasto come si deve, ne guadagniamo ancora di più sia in salute che in energia fisica e mentale. Ovviamente, in questi tempi di pandemia e di smart working, che non è molto smart come sappiamo, come abbiamo potuto sperimentare, abbiamo un problema che è quello dell'assenza di confini. E quindi la mia seconda parola è confini, cioè la mancanza di separazione tra spazi e tempi del lavoro e della vita personale è stata veramente ed è tuttora per chi è in zona rossa con i bambini a casa un enorme problema. Fabiana ci ha dato un po' di spunti, di consigli in questo senso, però insomma è veramente una grandissima fatica. Quindi quasi tutti, sia dipendenti che freelance, abituati o meno a lavorare da casa, ci siamo trovati costretti a condividere lo spazio. Quindi questa assenza di confini netti ha creato spesso uno stress da iperlavoro. È un grandissimo disagio sia in chi era meno abituato a lavorare da casa, ma anche in chi era già abituato. Quindi questo lavoro a distanza, mal organizzato e non regolamentato, rende molto più difficile staccare la spina, con i conseguenti rischi ovviamente di burnout e il deterioramento della salute mentale che purtroppo, conosciamo tutti, anche se non viene trattato come un argomento di interesse pubblico, purtroppo.
Quindi le pause, a maggior ragione adesso, sono fondamentali per lavorare meglio. Ma come facciamo a staccare davvero? Provo a darvi quattro brevi suggerimenti basati un po' sulla mia esperienza personale e un po', sulla mia esperienza professionale con i vari clienti che si rivolgono a me. Quindi la prima cosa da fare è analizzare la nostra giornata e capire dove possiamo pianificare le nostre pause. Importantissimo creare una routine, soprattutto se siamo a casa magari con i bambini piccoli, perché questo aiuta sia noi che loro a gestire meglio la giornata. E in questa routine ovviamente andremo a inserire la nostra pa le nostre pause durante la mattinata, il pomeriggio e la nostra pausa pranzo. Possiamo usare delle tecniche come la Pomodoro Technique, se vogliamo. Che penso conosciate tutti, insomma, consiste nel lavorare mettendo un timer per 25 minuti e poi fare 5 minuti di pausa. Giustamente mi faceva notare una persona che è una freelance, la Giulia Tosato, che ha partecipato a uno dei miei corsi di pianificazione, casualmente proprio lo stesso intervallo di tempo che intercorre tra una piega e l'altra che diamo al pane con lievito madre. Quindi, se volete, potete anche approfittarne per fare il pane. E ultima, ma non ultima, anche questa cosa è stata detta da varie persone questa mattina, più o meno esplicitamente, mettere a tacere i sensi di colpa, perché comunque non è che non stiamo lavorando tanto quanto, anzi di più, e quindi non dobbiamo sentirci in colpa se vogliamo prenderci una pausa. Una pausa che deve essere davvero uno stacco dal lavoro, quindi possibilmente appunto non guardando le mail sul cellulare, cercando di eliminare i device, a meno che non li usiamo veramente a scopo ricreativo, cioè io sono una grande sostenitrice del guardarsi una serie TV da 20 minuti, una puntata dopo aver finito di mangiare. Piuttosto, se non riusciamo a staccare davvero, come diceva anche prima Roberta in chat, uscire, fare due passi, fare un po' di esercizio fisico, anche solo guardare fuori dalla finestra, bere un po' di acqua, quando facciamo le pause brevi, perché questa è una cosa che ci dimentichiamo sempre e poi stiamo male da tanti punti di vista, o magari fare anche, non so, una breve meditazione. Qui abbiamo la nostra amica Monia, che è un'esperta di questo, quindi ci può aiutare, guidare. Lei offre tantissimi contenuti anche gratuiti su questo tema. E quindi possiamo anche approfittarne, se facciamo delle brevi pause, per portarci avanti con la preparazione dei pasti che poi mangeremo durante la nostra pausa pranzo. E in questo modo arriveremo anche un po' più consapevolmente alla pausa pranzo, non magari in preda al panico perché non sappiamo cosa mangiare. Altra cosa che consiglio, e questo non è un consiglio nutrizionale, quindi non mi arrogo nessuna competenza che non ho, però fare degli spuntini. Ovviamente che non vuol dire aprire il frigo, svuotare il frigo, ma magari mangiare un frutto, mangiare qualcosa di sano, ci aiuta anche appunto a non arrivare troppo affamati al momento della pausa pranzo. Ma veniamo un po' al cuore di questo intervento, perché ovviamente vi starete chiedendo: sì, ok, va bene, mangio, ma cosa mangio? E qui interviene la terza parola chiave che ho individuato oggi, che è abitudini. Ovviamente mangiare sappiamo che ci rende felici, ci rende sazi, ci rende soddisfatti, ma appunto tanti studi ci dicono anche che quello che mangiamo ha un impatto diretto non solo sulla nostra salute, sul nostro benessere, ma anche sulle nostre performance cognitive. Quindi davvero mangiare bene può fare la differenza per la nostra mente, può migliorare la nostra concentrazione, l'attenzione, la capacità di problem solving e la creatività. La pausa pranzo quindi dovrebbe durare, come accennavo prima, almeno una trentina di minuti, prevedendo di usarne almeno 10 per proprio mangiare. Sembrano pochi, ma in realtà a volte io mi sono cronometrata, mangio in 3 minuti, che è una cosa che non si deve fare. Bisogna mangiare un po' più con calma, assaporando bene quello che stiamo mangiando. Io non dico di fare come i monaci zen che masticano 100 volte ogni boccone, anche perché poi quello che mangi dopo non senti neanche più il sapore, ma portare un pochino di attenzione al gesto che stiamo facendo, al piatto che abbiamo preparato, perché tra l'altro questa cosa qui ci aiuta anche a sentirci più sazi, cioè se noi mangiamo in fretta, ingurgitando, non solo poi ci viene mal di stomaco, ma poi ci viene anche più fame durante il resto della giornata. Quindi
Questa è la prima cosa, poi scegliere appunto cosa mangiare, piatti che siano ovviamente veloci da preparare, ma allo stesso tempo che non ci appesantiscano e che ci rendano in qualche modo felici. Cioè non evitiamo il riso bianco scondito perché fa molto mensa dell'ospedale, cerchiamo di mettere un po' di colore, mettere un po' di creatività nei nostri piatti. Io consiglio ovviamente di mangiare piatti unici. Perché sono più comodi, più veloci da preparare, più versatili, che dovrebbero essere, come ci dicono, insomma, le linee guida sull'alimentazione composti da ortaggi, preferibilmente di stagione e preferibilmente il più locali possibile per essere meno impattanti sull'ambiente, che dovrebbero costituire più o meno la metà del piatto. Nell'altra metà abbiamo un quarto di proteine, e cereali. In questo modo abbiamo tutti i macronutrienti. E io poi personalmente, per mia formazione, mia abitudine e mia passione, suggerisco ovviamente di insomma, cimentarsi un po' con le proteine vegetali, magari che sono meno, appunto, sono più sostenibili e sono anche migliori per noi, per la nostra salute. Che cosa possiamo mangiare? Vi do qualche esempio di piatti che potete preparare per le vostre pause pranzo o che potete preparare a cena e poi mangiare magari a pranzo il l'avanzo il giorno dopo. Per esempio, una pasta fatta con ceci e pomodorini, oppure delle insalate di riso, ma non le classiche con i sottaceti buttati dentro così, ma magari utilizzando delle verdure che preparate voi, delle verdure magari fatte al forno. Il trick delle verdure al forno lo do sempre nei miei corsi perché è una preparazione che potete fare mentre fate altro, vi basta solo lavare, tagliare le verdure, condirle con dell'olio. Per condirle con l'olio, mettetele in una ciotola, metteteci l'olio e le mescolate in modo che così si distribuiscono uniformemente l'olio e ne usate meno. Mettete un po' di sale, un po' di pepe, spezie a piacere e ci potete condire qualunque cereale in chicco. E poi potete aggiungere appunto una proteina che possono essere o legumi o formaggio, carne, pesce, insomma, a seconda di quello che mangiate. Un panino va benissimo, perché no? Magari un panino, io adoro panino con la farinata e le verdure, la farinata ovviamente la faccio io, e trovate comunque tutte queste ricette più o meno le trovate nei miei canali, quindi riuscite facilmente a riprodurle. Potete fare delle piadine fatte anche da voi, ma anche comprate, insomma, fare la piadina fatta in casa comunque ci vuole veramente poco. Adesso spero che nessun romagnolo si offenda, perché so che sto giocando col fuoco, però diciamo se non si ha proprio l'ambizione di avere la piadina perfetta, e quindi rifaccio anche quello che diceva Fabiana, si può fare una versione casalinga veloce e buona. E poi, non so, magari dell'hummus. L'hummus va benissimo anche per fare degli spuntini, magari con un pezzo di pane o delle verdure tagliate da intingere dentro. E come facciamo a avere tutto già abbastanza pronto in maniera veloce? Appunto, possiamo preparare gli ingredienti in anticipo. Per cui possiamo avere dei cereali già cotti, della verdura già tagliata e già cotta, dei legumi già cotti. I legumi li potete cuocere in pentola a pressione anche lì mentre fate dell'altro, mentre rispondete alle mail o fate una call. Congelare come se non ci fosse un domani, quindi usare il freezer, fare un piccolo inventario del freezer per sapere cosa c'è dentro, ma magari quando cucinate un piatto ne fate in abbondanza, tanto come dico io, si può congelare praticamente tutto nella vita, tranne giusto, magari le foglie di insalata, ma non credo che nessuno l'abbia mai pensato di fare. Portatevi avanti nei momenti morti, se ce ne sono. Io, per esempio, che non è un momento morto, ma un momento incasinato, però è un momento in cui il fornello è vuoto, uso la colazione come appunto tempo per cucinare alcune cose in anticipo nella pentola a pressione. Usate gli strumenti, quindi, che vi aiutano. Se siete fan di cose tipo, ecco, è arrivato il gatto, cose tipo il Bimby, se ce l'avete, usatelo. Io non ce l'ho, non lo uso, ma consiglio la pentola a pressione, il forno, che ci aiuta tantissimo. Se vi piace, la usate, la slow cooker, la Instant Pot. Sono tutte cose che va benissimo utilizzare. I legumi potete usare ovviamente anche quelli già pronti, in scatola o in vetro. Perché
Poi un'altra cosa importante è veramente abbassare un po' le aspettative, soprattutto in questo momento in cui io, per esempio, sono a casa con due bambine piccole di 2 e 5 anni e ovviamente non è questo il momento in cui do il meglio di me ai fornelli. Faccio un po' cucina di sopravvivenza cercando di renderla però buona, piacevole, gustosa. Sperimentate anche con le spezie magari o con dei condimenti un po' diversi in modo da avere non sempre la stessa cosa, ma pietanze sempre diverse. Quindi la terza parola, come dicevo, è abitudini, perché sono quelle che dobbiamo provare a creare per sopravvivere a questi periodi impegnativi. Ovviamente le abitudini non si cambiano tutte insieme, ma si cambiano un passo alla volta. Quindi provate di settimana in settimana a introdurre magari una cosa nuova. Non so, per esempio, dalla prossima settimana fate le verdure al forno, che sono sempre una grande soddisfazione, come qualcuno che ha fatto i corsi con me, dei percorsi con me sa. E niente, buon appetito e grazie a tutti. Spero che, insomma, questi consigli vi siano utili. Poi sapete dove trovarmi. Io ho chiuso la chat, adesso la riapro, così se ci sono domande le leggo e rispondo. Grazie, buon appetito, a presto. Grazie mille Miriam, io devo dire, faccio coming out, sono romagnola, ma prendo la piadina della Coop e la caldo sulla piastra e va benissimo, ha risolto tantissime cene a casa nostra. Quindi Ottimo. varietà, abitudini, ma anche, insomma, abbassiamo le pretese di perfezione, sono Assolutamente. Poi se volete ho un PDF gratuito di ricette da fare in 15 minuti. Chi lo vuole magari, non lo so, troviamo il modo di mandarglielo così anche quello aiuta magari. Grazie mille di nuovo, a presto, ciao! Grazie. Ciao.